La memoria è andata, per cui devo leggere. Ho scritto quattro cazzate. Pietro Virgilio, ve lo ricordate, già ispettore rinascente, detto Putensis, ora per diletto in pensione, per non finire su una panchina a leggere il giornale, faccio qualche cazzata, tipo io il giornalista. Sono qui nel salotto dell'amico Livio, davanti a un bicchierino di vinsanto, per festeggiare il 38esimo di una cena con i colleghi della Rinascente, che ci vide giovani di belle speranze sotto la guida di un buon maestro, cui dedichiamo molto volentieri questa intervista. Avete sentito bene, 38 anni fa, una vita. L'amico Giovanni Spotti da Bologna mi ricorda che potremmo chiamarci il gruppo del secolo scorso, dell'ispettorato del secolo scorso. Giovanni, non esageriamo, siamo ancora dei pischelli. È vero, molti del gruppo, lo vedrete dal video, sono partiti per una missione senza ritorno, ma Eros e noi tutti li perdoniamo per questa decisione, pregandoli magari di farci da staffetta. A proposito, Eros Pareri, cui è dedicato questa bischerata di video, abbiamo deciso tutti di comune accordo di darti del tu, tranne l'ultima leva, Cosimo Bertola, che abbiamo ospitato a pranzo in segno di continuazione, come giovane ispettore, anche se ha lasciato ormai il gruppo, e che ti deve ancora del lei, quale capo indiscusso dell'ispettorato. Adesso la parola a Livio, perché siamo suoi ospiti, e io e Livio siamo stati sempre quelli che abbiamo sempre organizzato. Abbiamo fatto il trascinamento di tutti i gruppi di colleghi, infatti tocca a me, come sempre, tutti gli anni, organizzare e di conseguenza pregare i colleghi di partecipare a queste riunioni. Molti non stanno partecipando per motivi particolari, altri invece e così impareranno che non saranno nel video che abbiamo girato insieme. Accettano di venire spesso e ci vediamo anche al di là della cena, di chiamiamola di Natale. Sono 38 anni passati bene e come Piero anch'io, piuttosto che stare sulla panchina a leggere il giornale, mi sono trovato un lavoretto e di conseguenza passo il tempo tra lavoro, nipoti e biliardo. Oh, ah, ganso biliardo! Perciò è il tempo adesso. La salute per tutti non è uguale, ci sono delle persone, dei colleghi che stanno molto bene, vedi Faris ad esempio, o Gatta. Si gratteranno le palle in questo momento. Ed altri come me che ha bisogno di una revisione annuale, è la solita operazioncina, quest'anno tocca alla gamba destra. Oh cazzo! Vabbè, bene, Livio, comunque, anch'io tra PSA e occhiali che devo cambiare in continuazione, capelli che se ne sono andati, acciacchi di vario tipo. Però leggiamo, Comunque il vantaggio grosso è che quando ci vediamo ricordiamo bene e con piacere i tempi trascorsi, soprattutto quando si lavorava. Oggi come oggi siamo tutti pensionati, a parte l'ultimo arrivato Bertola, che ha fatto un po' di carriera anche da noi perché è passato addirittura come responsabile dell'ispettorato della Rinascente. Rinascente grande magazzini, perciò diciamo che è rimasto. Poi ci si vede anche con i colleghi rinascenti tipo Rossi o altri per passare un po' di tempo assieme.
Allora ragazzi, sono passati 38 anni, solo? Cacchio, come siete rimasti giovani. Anna Maria non faceva parte di quella scena, ma... 38, abbiamo deciso 38. Ma l'hai fatto o no? 73. E sto girando il filmino. Tu ci devi spiegare perché quella sera del Natale del 1973 non c'eri. Non c'ero perché sono mai invitato. No. Avevi già lasciato questo gruppo? Sì, avevo già lasciato nel giugno del 72. Nel giugno del 72. Sergio invece c'era nella scena. Sergio, hai perso? La cena di Natale, la cena di Cinema Lanzano. Allora, qui ci avevi un pochino più di capelli. No, li avevo tutti i capelli. Bucci e Silvana ancora non era, non faceva ancora parte dell'ispettorato. Franco sei col Pulma. Al ritorno tutti russavamo. Quanto tempo c'è stato? Al ritorno tutti si erano morti. Poi Sergio, questo filmato con una presentazione avrà in coda la gita di Riva Nazzano. E ne faccio un CD. Poi con Livio abbiamo deciso di fare una presentazione in memoria di tutti i compagni di viaggio che non ci sono più. In memoria di chi? In memoria di cosa? Beh, tu che in memoria di cosa? A chi lo dedichiamo sto cacchio di CD?
Non lo so. Magari anche a Fareni, non lo so. Franco Farris è d'accordo? Che lui in genere, non è d'accordo su niente. Questo chi è? Noi siamo un po'. Questo è. Sì, grazie. Sergio c'ha un po' di capelli bianchi in più. Livio è. Raccontaci qual è il segreto, cacchio, tu sei uguale. Livio, io ho i capelli bianchi in più. Io ho bianco, però mia moglie 30 anni fa tentò di farmi rosso, di tornare la capigliatura scura, no? Sono usciti in marrone fiorpa. Capri, che è la nostra memoria storica. Enrico è quello che ha contribuito più di tutti a fare. C'ho l'elenco, poi te lo mando. Abbiamo superato i 100 dall'anno quando io sono entrato, che abbiamo chiamato sotto le gonne di Mamma Rinascente dall'anno 1967 in poi. Abbiamo superato i 100 nominativi di persone grazie alla tua memoria e a quella di Spotti, di una bucola. Basta, sta già lavorando, perfetto. Quindi nel filmato di 38 anni fa non ci sei. Non c'ero. Bene, sono Cosimo Bertola e sono entrato nell'ispettorato nel 1994. Sono uscito da Rinascente nel 2003. Beh, quindi sei il cucino della colonia. Siamo diventati il cucino a 43 anni. Enrico, ti ringrazio della ripresa. Spero di non essere invecchiato. No, sei sempre uguale. Grazie. Ok, maschera si può andare bene.